a tutti gli amici di Cucina con noi. Siamo ospiti nella scuola di cucina di Tu Chef Roma, dove si svolgono diversi corsi di cucina. Io sono lo chef Severino Richiuso e oggi vi parlo della cucina tipica della regione siciliana. Oggi vi presento un piatto tipico siciliano della mia regione, sarde a beccafico, un piatto tipico palermitano. Gli ingredienti sono sarde fresche 500 grammi, 150 g di pan grattato dorato, delle foglie di prezzemolo, 150 ml di succo di arancia, uvetta sultanina 40 g, 3 filetti di acciughe dissalate, 40 g di pinoli, 2 cucchiai di miele, 6-7 foglie di alloro, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Iniziamo la preparazione. Prendiamo le sarde, li puliamo in questo modo, togliendo la testa, le interiora, cerchiamo di aprirle in modo che possiamo togliere anche la lisca che ci sta dentro. Ecco. Abbiamo sfilettato le sarde, adesso andiamo a preparare il composto per la farcitura. Prendiamo 2 cucchiai di pan grattato che l'abbiamo già dorato precedentemente, un po' di uvetta sultanina, un po' di pinoli, un po' di acciughe, un po' di prezzemolo, un goccio di olio, un pizzico di sale, un po' di pepe. Beh, questo è pronto per farcire le sarde. Adesso che abbiamo farcito le sarde, li vado ad arrotolare lentamente, senza farle rompere, per sistemarli nella pirofila. Ho finito di sistemare le sarde nella pirofila, mettendola uno mano a mano all'altro con una foglia di alloro in mezzo. Adesso andiamo a preparare un composto formato di miele con un poco di arancio, sciogliamo dentro. E una volta che si è sciolto il miele, mettiamo qualche cucchiaio sopra, in modo che irroriamo questo composto con le sarde. Un po' di mollica di pane sopra. Pronto per essere infornato, 180 gradi per 20 minuti. Ecco le nostre sarde a beccafico. Sempre un piatto povero, si abbina molto bene con pinoli, uva passa, pan grattato, e c'è questo richiamo che è molto importante, l'alloro, che dà tantissimo profumo a questo tipo di piatto. Buon appetito!